Ciao ragazzi, io sono Martina, My Vision Beauty. Oggi sono qui con un nuovo video un po' diverso e ho cambiato look. Stavo registrando un altro mini video che vedrete su Instagram. In ogni caso potete seguirmi su Instagram come My Vision Beauty, come qui. E quindi ragazzi, il video di oggi, non so se siete riusciti a capire dal titolo perché è un po' difficile da farlo capire in italiano, perché come sempre in inglese sono quattro parole e in italiano è una frase intera gigantesca. Quindi quello che volevo fare in questo video è ispirato a Samantha e poi a Lana anche. In ogni caso questo video appunto consiste nel riguardare tutti gli ordini che ho fatto nel passato, negli anni da Sephora, e capire se uso ancora questi prodotti, se mi ricordo di aver comprato questi prodotti, se invece ci sono delle cose che non mi sono piaciute, eccetera eccetera. Vedrò poi, se voglio rendere il video più interessante, mi è venuto in mente che potrei anche utilizzare alcuni di questi prodotti e quindi farci un look occhi ad esempio. Ok, allora iniziamo subito. Il primo ordine che ho fatto, in realtà la prima volta che sono andata da Sephora, è stata nel 2013, luglio del 2013, luglio, quindi vacanze. E che cosa ho comprato? È tipo, ragazzi, la cosa più triste del mondo. Ho comprato un flacone vuoto di 40 ml, quelli lì che si usano per... certo, ovviamente dovevo andare a pulire le strade adesso, giusto? Ovviamente. Ho comprato quei flaconi lì che si usano per le mini size, quindi per andare a mettere shampoo, balsami, cremine varie, nel 2013, e questo è stato l'unico acquisto che ho fatto nel 2013, anche il mio primo acquisto registrato con la carta Sephora. Passiamo al 2014, dicembre, quindi un anno dopo. Cosa ho preso? Ecco, il 16 dicembre del 2014 ho preso questo rossetto della Too Faced Melted nella colorazione Coral. Questo rossetto qui era un regalo per Lara, che in quel periodo lì, nel 2014, adorava, metteva solo i rossetti arancioni. Ha passato un periodo in cui metteva i rossetti solo arancioni, un periodo invece in cui metteva solo i fucsia, aveva davvero una ventina di rossetti arancioni tutti molto simili, tra cui Sushi Kiss, ricordo ancora perché è un nome troppo carino. I rossetti liquidi che rimanevano super liquidi. In pratica dei lip gloss molto molto pigmentati, perché ancora i rossetti liquidi ad alta tenuta non c'erano. Anche se qui era scritto come un rossetto liquido a lunga tenuta, mi ricordo che andava più o meno ovunque, l'avrà usato tipo due volte, perché non era poi così comodo, quindi top! Passiamo adesso a un altro anno, il 2015. Nel 2015 ho acquistato ben due cose. Com'è triste. Ah no, questo non l'ho fatto neanche io. Vedete, nel maggio del 2015, che tristezza ragazzi, c'è il correttore di NARS nella colorazione Chantilly. Ovviamente non è la mia colorazione. Avevo prestato la carta a Lara perché mi ricordo in quel periodo non ce l'aveva, e quindi aveva preso il correttore di NARS. Non l'ho comprato io, non so dirvi com'è perché non l'ho mai comprato, perché costava davvero tanto. E poi abbiamo nel maggio del 2015, grande acquisto, una maschera in tessuto di Sephora Collection, quella alla perla, super top, mi ricordo ancora quando l'ho usata tra l'altro. E quindi un altro grande acquisto, raga, io ve lo posso giurare, in questo periodo la poracitudine era a livelli estremi, e non poracitudine nell'essere, ma più che altro nel portafoglio. Quindi passiamo adesso al 2016, ben tre acquisti ragazzi, ottimo! Io non acquistavo mai nulla da Sephora perché costava davvero troppo. Nel 2016, grandi acquisti, wow! Ho preso due maschere per il viso di Sephora Collection, e quella alla perla e quella alla grenade. Ah, quella alla perla era il patch occhi in tessuto, non mi ricordo come fosse quello. Però utilizzavo qualche maschera in tessuto di Sephora, giusto qualcuna, perché alla fine costavano tipo 4 euro, quindi anche lì una all'anno, non vorrei spendere troppo. Poi, una cosa più interessante, ho preso questa palette qui, tra l'altro con Lara, di Urban Decay in super super sconto, e ve l'ho anche portata così ve la faccio vedere, ed è questa qui, la Shadow Box. Ovviamente adesso non è più disponibile,
ed era questa palettina qua con dei colori abbastanza improbabili, la mia prima palette di Urban Decay, acquistata quindi nel luglio del 2016, e l'ho acquistata perché mi ricordo fosse tipo a 15 euro, qualcosa del genere, forse 20. Il problema è che è tipo tutta shimmer, a parte l'ombretto nero blackout, il classico di Urban Decay. Vedrò se magari oggi potrò utilizzare questa palette di nuovo per vedere se mi piace ancora o no, e se devo declatterarla anche, perché boh, ormai non so. Poi l'altro acquisto che ho fatto, sempre lo stesso giorno, un rossetto cream lipstick di Sephora. Sapete che io li adoro, il mio preferito è lo 01, il 14, quelli che mi piacciono davvero tantissimo, mi adoro. Quelli che adoro sono quelli lì, e qui invece ho preso il numero 03 Strawberry Kissed, ed è tipo un rosso fragola molto carino, ma non ho idea di dove sia e non l'ho neanche cercato, perché con tutti i rossetti che ho sparsi più o meno ovunque potrebbe essere davvero davvero da qualsiasi parte, e in più Sephora poi mi ha inviato tutti i rossettini del cream lip stain, quindi probabilmente ce l'ho anche doppio. Nel luglio del 2016 ho deciso di prendere un sacco di altre maschere, una maschera per le labbra e un patch naso al carbone che mi ha lasciato, mi ricordo, tutti i segni, quindi niente di che. Compravo solamente maschere. Che tristezza. Altro grandissimo acquisto, 16 settembre del 2016, i dischetti levatrucco ultra morbidi 100% in cotone, 70 dischetti di Sephora Collection. Acquistavo solamente le cose meno costose, in questo caso mi mancavano i dischetti, li ho presi lì, che penso siano molto più costosi di quelli che si possono trovare al supermercato, ma va bene così. Nell'aprile del 2017, qui vedete i colori sfalsati, in realtà non sono i colori dei prodotti, perché uno è il Kat Von D Metal Crush Eyeshadow, quando c'è stato appunto l'evento di Kat Von D e tutto il resto, ho preso uno dei miei primi prodotti di Kat Von D, ed è questo ombrettino qui, Electric Warrior, ed è quello verde, perché ho pensato, perché prendere un colore banale che si usa sempre quando si può prendere un verde che si può usare 3 volte, però è molto bello. E l'altro invece è un rossetto che ha preso Lara, quindi utilizzando la mia tessera, il rossetto liquido A Go Go di Kat Von D, un altro arancione. Poi il 13 febbraio ho preso questo pennello qui di Sephora Collection, eccolo qua, un po' sporco ma fate finta di niente, che è il pennello da fondotinta Pro Flawless Airbrush, e devo dire che mi piace un sacco. L'ho comprato specificatamente per il kit perché volevo un pennello per applicare il fondotinta che potesse essere super super morbido. Riuscite a vedere la forma, molto bella, è una specie di buffing brush con questa forma particolare, è abbastanza piccolino, però secondo me è utile perché può essere utilizzato per le zone piccole del viso, anche per quelle grandi. È super super morbido, ma costa un botto, è il numero 56 comunque, purtroppo qui non riesco a farvelo vedere. In ogni caso, super super promosso, ne prenderei davvero altri, l'unica cosa è che il costo è abbastanza elevato, e mi ricordo che l'avevo preso al posto di un pennello di Makeup Forever, perché quelli costano ancora di più, quindi questo qui era diciamo il dupe di un pennello di Makeup Forever che volevo prendere. E vabbè, 10 giugno del 2017 c'è invece un altro prodotto che ne vedete due perché anche Lara l'aveva preso, e mi sembra che anche questa palette di Urban Decay fosse scontata. Questa è una palette storica ed è la Moondust, a parte il packaging fantastico come tutti i prodotti di Urban Decay, il packaging è spettacolare, ed è la palette quella con tutti questi è un pochino sporca, con tutti questi ombretti super particolari, riflettenti, un misto fra pigmenti, glitter con dei riflessi stupendi, e la uso di tanto in tanto per quei look un pochino più particolari dove voglio dei riflessi super carini, e devo ammettere che mi piace molto. Non penso di volerla declatterare per il momento, sinceramente, perché secondo me è proprio un prodotto particolare e gli ombretti all'interno sono molto molto fighi, dai riflessi particolarissimi. Passiamo adesso a novembre nel 2017, ho iniziato, quindi era, oh mio Dio, mi ricordo come se fosse ieri, novembre del 2017, in pratica è passato un anno, oddio santo, che strano. Nel novembre del 2017, tra l'altro,
ho fatto questo ordine, questo passaggio in cassa con la Giulia Sinesi. Stavamo guardando un po', c'era un evento ed eravamo lì da Sephora e abbiamo preso tutte e due la Skin Food Black Sugar Honey Mask Wash Off. Fantastica, l'ho messa anche in alcuni dei miei video preferiti per quanto riguarda la skincare, è top. Adesso me ne manca tanto così che ho spostato in un barattolino più piccolo ed è super super fantastica per ammorbidire la pelle e allo stesso tempo tirare via tipo le screpolature, quelle cose lì. E poi il Lanolips, che volevo prendere da quando l'ho visto al mio primo press day di Sephora. E appunto l'ho comprato quel giorno lì e ce l'ho ancora adesso ed è molto più che pieno. Quindi questa haul di Sephora è stata top. Poi il 24 novembre sempre del 2017 ho iniziato ad avere un pochino più di soldi, come vedete ho iniziato a acquistare un pochino più cose. Kat Von D abbiamo la palette Stay Intense Inner, che ho comprato invece con Lara, mi ricordo, ad Arese, non c'è scritto qui, però mi ricordo bene che è stata da Arese, e ho preso anche il Glossy Too Faced, quello volumizzante che ho ancora adesso, Kat Von D Stay Intense Inner, che ho preso perché era scontata, mi sembra, appena arrivata era scontata del 10%, qualcosa del genere, che è fantastico perché Kat Von D non la scontano mai. E se non avete mai visto la Stay Intense Inner, cosa un po' strana, ho fatto anche un video su questa palette qui che potete trovare sul mio canale. E questa qui è la palette che purtroppo ho utilizzato tipo due volte. Ottimo acquisto, Martina, 50 euro spesi benissimo. E niente, questa palette è molto bella, ma purtroppo così non la uso mai. Dovrei forse depottarla, è che ho troppa... Uno, il packaging è stupendo. E due, ho troppa paura di rovinarla. Quindi potrei depottarla e poi mettere tipo questo packaging qui da qualche parte appeso per farlo vedere e non stare male con la mia coscienza. Sembra un'idea ottima. Nel dicembre del 2017 ho preso con Lara, vedete, due prodotti perché appunto li avevo presi tutti e due insieme e ancora non aveva la tessera, quindi compravamo le cose insieme per aggiungere più punti. E qui abbiamo preso il Clarins Honey Glam, ed è questo gloss con dei brillantini oro dentro. Mi sono dimenticata di prenderlo, comunque molto carino. Era nel periodo forse in cui c'era la collezione Daisy per Katie con quel gloss lì che non avevo fatto in tempo a prendere, e quindi avevo preso questo qua che mi piaceva davvero moltissimo e devo ritrovare, tra l'altro, sì mi ricordo dov'è, c'erano nelle cose della skincare perché è molto molto emolliente anche. Poi passiamo al 28 dicembre, nel 28 dicembre ho preso uno dei miei primi prodotti, il primo prodotto Origins, la Drink Up Night Mask, quindi la maschera intensiva per la notte per idratare la pelle. Qui dicembre, pelle un pochino più secca del solito, e è da un po' che non lo uso perché adesso siamo, cioè adesso, perché fino a qualche giorno fa eravamo in estate comunque e quindi non l'ho più usata tantissimo, ma sono sicura che adesso con l'inverno la ritirerò fuori e ricomincerò ad usarla. Quindi ho preso un altro prodotto di Origins, questo qui invece per mia sorella, l'Out of Trouble 10 Minute Mask to Rescue Problem Skin. Adoro questa maschera, anche quando mi viene un brucolo così cerco di salvarli. Mi piace un sacco il profumo che ha, è molto molto buono. E poi ho preso la Skin Food Fresh Made Watermelon Mask, che ho usato tipo tre volte. Mi ispirava che fosse all'anguria, e il problema è che non ho quasi mai bisogno di una maschera soothing, quindi che allievi i problemi tipo di rossori o di fastidio alla pelle, perché non ho una pelle così sensibile, quindi alla fine non l'ho usata tantissimo. Invece quello che vedete sotto, Kat Von D Everlasting Lip Liner Trio, era un trio di set di matite labbra di Kat Von D che era tipo scontato, quindi l'ho preso, non vi dico quanto ho usato queste matite. Sono riuscita a recuperarne due, l'altra non ho idea di dove sia. Lolita è molto bella, ovviamente color Lolita, e l'altra invece è Home Girl ed è molto molto carina, secondo me è perfetta per questo periodo autunnale, quindi con i rossetti molto scuri. Questo aprile invece c'è stato l'arrivo di Fenty di Rihanna, no, non era questo aprile, forse un po' prima,
perché mi ricordo che era un pochino in ritardo. Ho preso quindi il Gloss Bomb, ovviamente, e che mi piace un sacco, a chi può non piacere il Gloss Bomb, è fantastico, lo ricomprerei, 18 euro spesi benissimo. E poi, l'altro prodotto che ho acquistato, perché ho pensato, voglio prendere qualcosa di Fenty, cosa prendo? Quello ero assolutamente sicura, e poi, da brava idiota, ho preso il Pro Filter Instant Retouch Primer, perché l'ho provato sulla mano e mi sembrava molto bello, avevo una... Voi non vedete la polvere che si è accumulata qua sopra, però è una cosa da notare. È molto bello il packaging comunque, il tappo si è già rotto perché prima mi è caduto e si è scheggiato un pochino. L'ho usato tipo una volta, quindi da brava accumulatrice compulsiva l'ho lasciato a prendere polvere. In ogni caso l'ho provato stamattina e in effetti è molto bello. L'avevo preso perché pensavo poi di prendere il fondotinta, però il fondotinta non trovavo il colore giusto, poi avevo preso un campioncino eccetera eccetera perché dicevano che questo qui, cioè che il fondotinta ho usato per forza con questo qui, e quindi io avevo preso questo e non il fondotinta, e tuttora ho questo e non il fondotinta, ma devo ammettere che è figo. Dopodiché abbiamo il 16 aprile, ho preso lo spray fissante All Nighter nel formato da viaggio per provarlo. Carino, però non so se cambia davvero qualcosa, mi ricordo che con lo Scandinavia avevo visto un pochino di differenza. Con questo non saprei sinceramente se ricomprarlo o se comprare la versione grande. Invece la Clinique Moisture Surge, quella 72 ore, avevo preso anche qui una size un pochino più piccola, quella da 15 ml per provarla. Bella, però devo ammettere che utilizzerei di più la mia Origins Gel Moisturizer, quella della collezione Ginseng, col packaging arancione mi piace molto di più. Quindi penso che continuerò a utilizzare quella finché non la finisco e poi ricomprarne una nuova. Qui ho fatto bene perché ho preso le mini size, quindi ho usato tutto il prodotto e poi ho capito che cosa mi piaceva e che cosa non mi piaceva. Nell'11 luglio del 2018 c'erano gli sconti, quindi questo luglio sono andata questa volta al Sephora di City Life con Lara e ho preso delle cose in sconto. Ho preso una water lip stain, quindi una lip stain per le labbra che ho utilizzato quest'estate, molto carina. E poi, dov'è il mio Juicy Shaker? Il mio amore, il mio amato Juicy Shaker, che non riuscirete a vedere, ma l'ho utilizzato, forse ho utilizzato già un quarto di prodotto e mi piace un sacco. Ho preso la colorazione Mangoes Wild, ha un profumo fantastico ed è perfetto per l'estate, per metterlo giusto su così. Mi piace davvero tantissimo, se volete un rossettino per il make-up no make-up, questo è perfetto. Poi ho preso un altro ombretto di Kat Von D perché era scontato e finalmente ho preso quello che avrei dovuto prendere anni e anni prima, ovvero Thunderstruck, che è il colore più bello secondo me di questi ombrettini qui perché è super super particolare e utilizzabile. Che particolare, perché può essere utilizzato anche come un illuminante ed è super super top. E poi invece ho preso la con Lara il Setting Mist Protezione 50 della Supergoop nella versione da 30 ml. Non mi è piaciuto per niente. È molto oleoso quando lo spruzzate, ha all'interno l'alcol mi sembra, e poi quando lo spruzzate e aprite gli occhi vi bruciano, aprite la bocca e sentite un sapore orribile, è davvero cattivo e mi sembra davvero oleoso quando lo spruzzate sul viso, quindi non lo trovo un setting spray fissante. Bene ragazzi, quindi questi erano tutti i prodotti che ho acquistato da Sephora negli ultimi anni e potete vedere come nel tempo abbiamo avuto un pochino più di soldi da spendere da Sephora, perché all'inizio ero davvero molto molto poraccia. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, che l'abbiate potuto trovare magari un pochino interessante. Ok, ho deciso quindi di realizzare subito il look che andremo a fare. Là c'è qua. E quindi mi vergogno. Ho applicato già il rossettino, cioè la matita che vi dicevo, l'Everlasting in Home Girl, ed è super super bella. E adesso vado ad utilizzare la Saint & Sinner, che è appunto una di quelle palette che ho comprato e non ho mai utilizzato più di tanto,
vado a prendere un pochino di Amen, vado a sfumarlo velocemente con questo pennello molto ampio. Con un pennellino decisamente più piccolino vado a prendere Martyr, questo colore qui, e inizio ad applicarlo tutto nella piega. Dopodiché vado ad utilizzare un pennellino a penna e vado a prendere Crucifix, questo colore qui, che è particolarmente freddo e poi vedrete che alla fine sembra quasi un nero, quindi andrò a utilizzare anche del nero poi. Vado poi a sfumarla con il pennellino che abbiamo utilizzato prima e vado a metterci anche un pochino di arancione per avere un pochino più caldo nella piega. Vado ad applicare sempre Crucifix alla fine poi su tutta la palpebra, potete vedere quanto è pigmentato e intenso già così. Per la parte inferiore vado a prendere questo pennello qua e prendo un pochino dell'arancione e di Martyr e lo applico tutto qua sotto. Poi vado ad applicare con un pennellino più piccolino Crucifix attaccato alla rima ciliare con questo pennello qua piatto, che non è sfumato perfettamente ma ce lo facciamo andare bene. E adesso vado ad utilizzare invece l'altra palette che avevo preso, la seconda palette di Urban Decay che ho comprato, che è questa qui, e vado ad utilizzare questo colore qua nella parte centrale. Purtroppo mi sono dimenticata il mixing medium, quindi andrò solamente a utilizzare un pennello piatto e un pochino di fixing spray, in realtà molto, tantissimo fixing spray, e vado a prendere Element e lo applico nella parte centrale. La base nera rende il colore molto molto particolare. Fare questo video mi ha fatto venire voglia di riutilizzare i prodotti che ho comprato, su cui ci ho speso dei soldi, quindi il che è ottimo. E adesso per sfumare questi due colori vado a prendere Rosary, questo colore qui, e vado a sfumarlo qua. In questo modo riesco ad utilizzare un colore che è shimmer comunque nella piega, perché la perlescenza non è troppo grossa, non è troppo spessa. Non abbiamo ancora utilizzato però la palette di Urban Decay, la prima palette di Urban Decay che ho preso, la Shadow Box, che ho preso nel 2016 penso, e pensavo di utilizzare questo colore qui e poi il nero classico di Urban Decay che è Blackout, potete trovarlo anche nel pen singolo, quindi è super super fantastico. Lo utilizzo qua, questo ombretto nero è davvero fantastico. Poi, prima di finire il look, vado ad applicare la magia dell'angolo interno, che è Thunderstruck, ed è super top. Dovrei utilizzarlo di più, però purtroppo mi ritrovo a non utilizzare un sacco di questi ombretti singoli che ho sparsi. Ne ho un sacco anche di pupa e non li uso mai, proprio perché di solito utilizzo le palette e mi dimentico di avere questi ombrettini qui sparsi per la mia makeup collection. Bene, quindi adesso finisco il look con le ciglia finte, che potete vedere da questo lato qui, le Baby Girl di Peekaboo, sono top, e quindi vi faccio vedere niente, il look completo e basta. Bene ragazzi, quindi questo è il look completo. Dire che sono rimasta piacevolmente sorpresa di questi prodotti non ha senso, perché in realtà li avevo già provati tutti, però mi è piaciuto molto ritornare un po' indietro a questi prodotti, che erano queste palette soprattutto, prodotti che non usavo da moltissimo tempo e che dovrei utilizzare un pochino di più. Sono molto contenta del risultato e di quello che è venuto fuori. È un trucco che spero possa darvi un pochino di ispirazione, magari se avete la Mundust o se avete qualche ombretto simile particolare così, è super super carino da realizzare. E sono contenta di aver anche ritirato fuori la Kat Von D Scented Sinner, che ho utilizzato adesso 4 volte. Quante volte servono per bilanciare il costo di 50 euro di questa palette? Adesso è di 60, forse non è più disponibile anche. Comunque ragazzi, questo è tutto per questo video, spero tanto che vi sia piaciuto, che vi sia stato un pochino utile, e quindi niente, noi ci vediamo nel prossimo video.